Comincia ora la terza giornata di questa Eurosport Supercoppa con Heinz che riceve il pallone in post, prova ad attaccare, grande talento. Allora l'asse Vitali Burns si completa ancora una volta, mezzo secondo per Milano che è sufficiente per poter fare un canestro come abbiamo visto stanotte in NBA e come vediamo anche ora con Riccardo Moraschini, mentre Rodriguez alza un pallone in no look dietro la testa. Oh, dall'altra parte punisce allora Brian Sacchetti, torna in singola cifra di distacco Brescia. Vitali, penetrazione, arriva fino in fondo Luca Vitali con la sua solita penetrazione tipica, rallentata. Rodriguez prende la tripla, la segna di tabella, anche un po' di fortuna per Milano in questo finale di secondo quarto, mentre Delaney torna al lavoro dall'altra parte, altra tripla e fanno 16 punti. Treceri in lunetta, sbaglia il secondo, proprio Darceschi che spazza il pallone dal ferro, però alla fine la palla la cattura Sacchetti. Alla fine il tiro da tre di Drew Crawford. Mentre dall'altra parte Bortolani trova un'autostrada davanti a sé per andare a schiacciare. La roll induce proprio Giordano Bortolani. Rola, tira il raddoppio, poi scarica per Darceschi. Che poi va in angolo, in mezzo angolo da Datome, tripla segnata dal numero 70. Nel campo invece Ceri, qua brutta la rimessa di Kalinowski che regala il pallone a Heinz che poi serve l'assist a Roll. E allora massimo vantaggio nella partita per Milano, bloccatura definitivamente Ceri che poi prova a prendersi anche la tripla, segna Kenny Ceri. Delaney, altro tiro e altro canestro, fanno 23 punti per lui. Finisce qui la partita, lo scontro al vertice del girone A è come da pronostico conquistato dall'Armenia Exchange Milano.